Martina Fedeli, ambiziosa, astuta, rampolla della borghesia cattolica, continuava la sua ascesa tra gli stretti passaggi degli scranni comunali e tra le oscillanti grazie dei potenti della città. Non sembrava fermarsi davanti a nulla. Ciao Martina, vieni qui, fatti vedere. Fatti vedere meglio. Tutto bene? Io sì, tu cavaliere? Io sì, ho lavorato tanto. Questa mattina sono andato a inaugurare una mostra. Guarda, mi è uscito un discorso bellissimo. Mi hanno anche applaudito e non sembravo nemmeno stanco. Io non ho sonno, anche se non ho dormito. È andata via solo la mia voce. Beh, ma fammi capire come mai stanotte non abbiamo gridato. Sono venuta per parlare di politica, Michele, delle prossime elezioni. E da quando io e te parliamo per giunta di politica? È proprio questo il problema, ma tu ancora non lo sai. Stai puntando tutto sul cavallo sbagliato, un cavallo zoppo, o che comunque comincerà presto a zoppicare. Senti Martina, non ti approfittare di me. Sei una donna intelligente, abbastanza intelligente da capire che con questa conversazione ti stai mettendo nella merda da sola. Non credo sia nel tuo interesse proseguire. Sono venuta a raccontarti una storia. È una storia senza morale, ma lieto fine. Finisce con te che appoggi la mia candidatura a sindaco di Monza. Ma che cazzo Il stai... protagonista della nostra storia è un uomo di cui ti fidi, un uomo a cui sei solito affidare i tuoi interessi economici. Vuole Dio però che quest'uomo sia malato. Ed è grottesca questa malattia, perché a stento riesce a tenere dritte le sue mani. Martina, un'altra parola e sei fuori da questo studio, cazzo! Michele, non sto scherzando. Il sindaco ha il Parkinson, l'ho visto con i miei occhi. Me l'ha confidato lui. È un uomo finito, piccolo e vulnerabile. Ha perso tutta l'autorevolezza di un tempo, ma non è stato neppure in grado di mettere a tacere quelle zecche del comitato. Ti sei accorto o no che le tue torri dei miracoli sono ancora solo un miraggio? Ma per certe cose c'è bisogno di tempo. Lui mi ha promesso Il che... sindaco promette quello che non può. Dammi un po' di fiducia. Cavaliere, mettimi alla prova. Non ti costa nulla in fondo. Allora, a me non costa niente, ma se scopro che mi stai pigliando per il culo, perdi tutto, Una Martina, tutto. settimana. Ho bisogno solo di una settimana e non sentirai più parlare di Angelo Fatibeni e del suo comitato. Non ti ricorderai nemmeno che sia mai esistito. Poi farai tu le tue valutazioni. Com'è che pensi di convincerlo? Ma con tutti i mezzi. Uscendone puliti, chiaramente. Lo dovevo capire fin da subito. Mi piaci Martina. Faccio solo il mio lavoro, Michele. E lo faccio bene. Penso che abbiamo entrambi da guadagnarci. E io penso che queste torri saranno l'affare più schifosamente redditizio della mia carriera. Forse hai ragione. Martina aveva così rubato dalle mani del sindaco la regia dell'intera operazione. Tutto sembrava filare liscio, ma il buon esito delle sue macchinazioni era minacciato dalla presenza di Libero, l'unico vero osso duro, e come biasimarlo? Per lui non si trattava di salvare un pezzo di verde della città. Per lui si trattava di salvare la sua casa, la sua vita. L'affascinante Martina sarebbe riuscita a convincere tutti, ma lui... Guarda che macello, ma chi me l'ha fatto fare? Chi è lei? Un altro di quei giornalisti? Mi pare di essere stato abbastanza chiaro. Non rilascio interviste. E ora, se permette, ho del lavoro da fare. Non sono una giornalista. Beh, Si veste allo stesso modo, però. non so se prenderlo come un complimento. Non si preoccupi comunque. Non sono venuta a chiederle nulla. Al massimo vorrei farle un'offerta. Vabbè, entri pure, ma l'avviso, non ho nulla da dire e nulla voglio. Mi basta quello che ho, quello che uso, quello che restituisco a questa terra, il mio tempo, per esempio. E non sarebbe più libero di gestire il suo tempo con un bell'appartamento di proprietà, qui, proprio sulla sua terra. Diciamo Ma lei chi è? che sono solo un'amica del sindaco. Allora mi sono sbagliato sul suo conto. Lei è peggio di una giornalista. È uno di quei parassiti che vorrebbero fare di questo campo l'ennesimo blocco di cemento per ricchi. Ha investito molti soldi nel progetto, vero? Mi dispiace deluderla, ma la mia vita non si compra. Non sono intenzionato a cedere le vostre lusinghe. Io da qui non me ne vado.
Libero, libero. Sono qui per aiutarla, per darle un'opportunità. Voglio essere sincera con lei. Io non sono un'imprenditrice, non costruisco case. Faccio parte della giunta. Lavoro per lei e per tutti i cittadini. Il quartiere ha bisogno di queste torri, mi creda. Monza ha bisogno di queste torri. E Dio solo sa quanto anche lei abbia bisogno di un tetto sicuro sopra la testa, di qualche comodità, della bellezza. È quello che vogliamo in tutti, in fondo. Potrei essere estremamente generosa con lei, se solo acconsentisse ad andarsene da questo luogo abbandonato. Scomodano Dio e poi parlano come serpi. Di quale bellezza sta parlando? Non sono forse belle queste mani? I miei segni sono la mia bellezza, la mia storia. E chi ha bisogno di queste torri? Se lo metta bene in testa. Lei non lavora per me. Mi chiama per nome, ma non sa nulla di me. Ho strappato la mia tessera elettorale perché ero stufo che gente come lei venisse a dirmi che sa ciò di cui ho bisogno. Ma lei ragiona come un folle. Lei invece non ragiona proprio. In questo che lei chiama un angolo dimenticato di terra, non sarò padrone di niente, ma nemmeno schiavo di nessuno. Non credo che lei possa dire altrettanto. E adesso se ne vada. Ho già perso fin troppo tempo e ho ancora un sacco di cose da fare. Lavorare stanca. Pronto, sono io. Senti, un lavoro per te. Ho paura che il nostro re solitario non si lascerà convincere così facilmente. Te ne devi occupare tu. Senti, io te l'ho detto. Fallo e basta.